Presidente, onorevoli colleghi, io farò delle riflessioni in questo mio intervento che rinvengono soprattutto dalla discussione di ieri, riprendendo degli interventi nel bene e nel male. I primi mi eviteranno di ripetermi sulle mille buone ragioni che sono sottese al provvedimento in discussione, le seconde invece mi impongono che debba fare ulteriori riflessioni. Intanto preannuncio il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier Partito Sardo d'Azione e voglio preliminarmente fare una riflessione, che non accettiamo assolutamente lezioni di rispetto dell'architettura dello Stato da parte di chi ha cercato di demolire questa istituzione, ha distrutto le province e ha affamato i comuni. Questo provvedimento, che bisogna dirlo in fondo è tutta, è un provvedimento teso a riordinare i ministeri, è un provvedimento che non deve stanziare oggi qui le risorse, ma pone le basi per un'azione amministrativa più logica, più fluida, più coerente, che guarda a quelli che sono i principi base della pubblica amministrazione, dell'efficienza, dell'efficacia e della trasparenza. Con questo provvedimento i cittadini, gli italiani, sapranno chi fa cosa e come fa cosa. Per cui quelle affermazioni stupite, in base alle quali non ci sono risorse in questo provvedimento, sono affermazioni destituite di ogni fondamento. E per quanto riguarda altre riflessioni che sono state fatte nella giornata di ieri, ho dovuto anche constatare che un male che ormai da troppo tempo affligge il Partito Democratico è un male ancora attuale, cioè l'allergia al paese reale. Tanti di noi ricordano il presidente Renzi, che prima della campagna elettorale e durante la campagna elettorale si pregiava di dover indicare gli indici statistici in base ai quali l'occupazione cresceva. Più quegli indici erano positivi, più gli italiani erano in difficoltà. Così per quanto riguarda la buona scuola. Io non devo credere a Vallardi perché è un mio bravissimo collega, ma devo credere a Vallardi quando diceva che risorse sul territorio non ne arrivavano e non ne arrivano, perché ha parlato da sindaco e a tutti i sindaci. Bisogna credere. La buona scuola è stato uno slogan che non ha prodotto alcun tipo di risultato. E allora su cosa nasce questo provvedimento? Sulle ceneri del passato, sui fallimenti del passato e su una strategia che guarda al futuro. E proviamo un attimo anche a guardare nel merito di alcuni singoli provvedimenti. Sull'accoppiamento tra Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Turismo è stato detto di tutto di più. Il G20 l'ha capito e ha approvato all'unanimità questa simbiosi tra il turismo e le politiche agricole. Soltanto alcune persone che siedono su questi banchi artificiosamente fanno finta di non capirlo. È il nuovo corso che passa attraverso il Made in Italy, che passa attraverso le identità, che passa attraverso il senso di appartenenza e l'orgoglio nazionale. Avete inaridito il cuore dell'Italia, lasciateci disseminare la speranza, metteteci alla prova con questo nuovo strumento. E poi, con una battuta, non me ne voglia il ministro Centinaio, ogni governo ha annoverato al suo interno un superministro. Noi abbiamo nel ministro Centinaio il nostro superministro. Saprà coniugare le politiche agricole con il turismo, anche perché all'interno del turismo non ci sarà soltanto una direzione, ma un vero e proprio dipartimento, per cui avrà la capacità di coordinare dal suo ministero anche tutte le altre competenze che attengono al turismo. E in merito all'ambiente,
Le unità di missione sono state in realtà dei centri di potere che hanno bloccato l'azione amministrativa e che non hanno prodotto i risultati sperati, sia per quanto riguarda le emergenze ambientali, la tutela del suolo e la difesa del suolo, e sia per quanto riguarda anche Casa Italia. E se, vive Dio, anche Confedilizia si è espressa positivamente rispetto al ritorno di questa competenza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'Ambiente, una ragione nobile dovrà pure esserci. Per quanto riguarda ancora Casa Italia in particolare, vorrei che si mettesse in chiaro un aspetto. Casa Italia non viene soppressa. I progetti pianificati con Casa Italia non vengono assolutamente cancellati. Casa Italia viene modificata rispetto allo strumento legislativo con cui viene disciplinata, cioè non può essere costituito un dipartimento con la legge, ma sarà disciplinato tutto questo con un provvedimento di organizzazione interna, con una differenza, lo diciamo con grande convinzione, che voi avete decantato quei progetti, questo governo realizzerà questi ed altri progetti. E poi, per completare, il Ministero sulla famiglia e sulla disabilità, che è un vero e proprio salto nella civiltà, avrebbe meritato il giubilo unanime di tutta quest'Aula, perché è un provvedimento che trasferisce la famiglia, quella fondata da un maschio ed una femmina, la famiglia naturale, e la disabilità da una materia che prima era appendice di un ministero, magari il Ministero del Lavoro oppure il Ministero della Pubblica Istruzione, ad un ministero che diventa finalmente centrale. E perché questa è una materia importantissima? Per quanto riguarda la famiglia, perché si pone come argine alla denatalità, a quello che per tanti territori di questa Italia, a cominciare dal territorio del Sud Italia, determina lo spopolamento. E quindi combattere la denatalità significa creare i presupposti per un futuro per l'Italia, perché un paese che non fa figli è un paese destinato a non avere futuro. Certo, poi dipende anche dai punti di vista. La denatalità, lo spopolamento possono essere un problema o possono essere un'opportunità. Per il centrosinistra sono stati un'opportunità per motivare l'incremento degli immigrati, delle quote degli immigrati e per cercare di sostituire chi non nasce o chi scappa con chi viene da questi paesi. Per quanto ci riguarda, sono un problema che devono essere assolutamente risolti. E poi abbiamo la disabilità. Questo era un impegno elettorale che Matteo Salvini aveva assunto in campagna elettorale. Costituire un ministero per la disabilità significa dare luce a chi è in fondo al tunnel e luce non ne ha. E noi siamo orgogliosi di questo provvedimento perché mette al primo posto gli ultimi invece che sempre e soltanto i soliti. E per concludere, questo è un provvedimento che guarda alla nostra Costituzione, all'articolo 95, al primo comma della Costituzione, che indica quali sono le funzioni e i ruoli del Presidente del Consiglio. E noi vogliamo che questo articolo venga rispettato, vogliamo che ci sia un Presidente del Consiglio così com'è l'attuale Presidente del Consiglio, che indirizza, che coordina l'azione di governo e che non accentra, che stimola e guida l'azione di governo e non la blocca, che sia un padre nobile e non un figlio avido e capriccioso che vuole tutto a tutti i costi nelle proprie mani. E anche questa è la rivoluzione del buonsenso. In noi prende il posto dell'io, per il bene collettivo invece che per le velleità di qualcuno. Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Pagano, ne ha facoltà. Sì, grazie onorevole Presidente, onorevoli senatrici e senatori. Del provvedimento sul riordino dei dicasteri, per la verità, ho già preso la parola per conto del mio gruppo di Forza Italia in occasione della pregiudiziale su questo provvedimento. E il motivo per il quale ci siamo
molto interessati di questo provvedimento che viene oggi al voto in aula è perché, non lo nascondo, suscita non poche perplessità e preoccupazioni. Viene infatti previsto all'interno di questo decreto il trasferimento delle funzioni in materia di turismo dal turismo al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al fine di promuoverlo e valorizzarlo anche come Made in Italy. Il decreto legge reca altresì disposizioni finalizzate al riordino delle competenze del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, prevedendo che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare siano trasferite le attribuzioni relative alle azioni e agli interventi di monitoraggio degli interventi ambientali, assegnando allo stesso il coordinamento del Comitato interministeriale dell'apposita Commissione, le relative attività di supporto tecnico in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo. Il decreto reca infine la revisione e l'ampliamento delle funzioni di indirizzo e di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro delegato per la famiglia e la disabilità in materia di politiche per la famiglia, adozioni, infanzia, adolescenza e disabilità. Allora, come potete quindi capire, questo provvedimento modifica in modo evidente l'assetto della nostra organizzazione di Stato, trasferisce temi fondamentali che hanno avuto anche ruoli e che hanno ruoli straordinari per il nostro assetto da un dicastero all'altro. In pratica si plasma, si modifica chiaramente l'organizzazione del nostro Stato. E tutto questo, non ve lo nascondo, in modo particolare su alcuni aspetti, ci appare privo di logica. Giova infatti ricordare, in particolare per quanto attiene al Ministero del Turismo, ne abbiamo già parlato, ma giova qui ribadirlo, che fu istituito addirittura nel lontano 1959 e poi abrogato nel 1993 da un referendum dei radicali. Tra il 2009 e il 2011 il governo Berlusconi lo ricostituì e nacque quindi nuovamente il Ministero del Turismo. Durante il governo Monti fu ricostituito questo Ministero e dal 2013 è stato affiancato insieme al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Il settore in esame, e giova ricordarlo anche se è stato più volte ribadito nel corso delle varie occasioni nelle quali altri colleghi si sono adoperati per spiegare questa faccenda, quando si parla di turismo è giusto ribadire che il turismo rappresenta una parte fondamentale della crescita del nostro PIL, con oltre 91 miliardi di euro, diventati più di 217 miliardi per l'indotto, che rappresenta il 13%. Nel 2018 è prevista una crescita di ulteriori 2 punti rispetto a quanto si è ottenuto nell'anno passato. Gli investimenti sono stati pari a oltre 11 miliardi e 1,5 milioni di addetti, più 3,5 milioni di addetti nell'indotto rappresentano questo mondo. Quindi parliamo di quasi 5 milioni di italiani che vivono intorno al turismo, che producono una vera e propria industria straordinaria per la nostra economia, per la nostra crescita del PIL, ed è evidente che per noi è un tema e soprattutto una parte fondamentale.